qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Atene, bentornati sul mio canale. Oggi sto malissimo, ho la febbre, però comunque ne approfitto per portarvi questo video. Prima di tutto, se volete essere salutati, scrivetelo nei commenti. Nel prossimo video vi saluterò, pubblicherò addirittura uno screen del vostro canale con l'hashtag salutami. Benvenuti a un grande appuntamento sportivo. E niente. Oggi vi porto questo video sulla difficoltà Superstar di PES contro la difficoltà leggenda di FIFA. Non l'ho mai provata, nessuno dei due, voglio vedere qual è più difficile, quale ci darà più filo da torcere. Allora, si giocherà, anche se PES 2017 le squadre sono aggiornatissime, Milan-Lazio con le formazioni di domenica sera. Oggi è mercoledì, tratto stasera vi giocheranno in Coppa Italia Milan e Lazio alle 20.45. Ovvio, il video verrà pubblicato più in là. Però ragazzi, mi raccomando, seguite il video. Ho trovato questo video sul canale di un youtuber inglese. Non l'ho guardato. Ho solo guardato di un altro youtuber inglese, Liverpool-Barcellona, difficoltà leggenda. So solo che lui col Barcellona ha perso 8-0. Non voglio saperne altro. Vediamo ragazzi cosa ha da offrirci questa partita. Vi dico che non ci sarà Rodriguez da una parte perché squalificato, non ci sarà Immobile dall'altra perché infortunato. Vediamo ragazzi questa difficoltà leggenda su Superstar, più che altro cosa da offrirci. Però Marzoratti, Cassiedo è qua. Mi è toccato far fallo con Calabria. Spero che l'arbitro sia magnanimo qui. È stato molto magnanimo l'arbitro ad ammonirlo e basta ragazzi. Ho visto un quadrato rosso davanti a me, a parte se il fallo era davanti, la palla l'ha toccata, quindi il giallo ci sta perché comunque era ultimo uomo. Ora non credo che Luis Alberto possa far gol di lì, infatti crossa. Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. E l'arbitro indica il che succede? Ma come il rigore? Era una situazione di pericolo e sono stati costretti. Ma è possibile che sia rigore ragazzi? No, qualcosa non va, qualcosa non va. L'unica soluzione possibile. Fatemi vedere. Dai! Non ci credo. Cioè ho comandato Bonucci, ma ha fatto fallo con Calabria. Va Luis Alberto. 1-0 Lazio. Perfetto. Ragazzi, abbiamo già preso. Nonostante la pressione è stato per non me il rigore che non c'era però. Il portiere. Vabbè. Ottimo rigore. Pazienza. Guardate qualche palla, Antonelli. La palla dentro, stracoscia ragazzi. Ci ha provato. Prova la giocata nello spazio. Palla dentro, Donnarumma, cioè. Donnarumma senza problemi. L'intervento è stato provvidenziale. C'era Noglu. Palla dentro per Cutrone e spunta Gesù Cristo così dal nulla, ragazzi. L'arbitro manda tutti a prendere il peccato. Si chiude così il primo tempo. Ripete di PES veramente, ragazzi, durano pochissimo. Cioè, il primo tempo di PES, 5 minuti esatti è durato. E niente. Tiri. Non abbiamo fatto un tiro in porta, ragazzi. Vediamo sul secondo tempo. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Calabria dentro perché sì. Che sì, Çalhanoğlu. No. Ha fallito una clamorosa. Çalhanoğlu di testa, un po' largo però. Primo tentativo, 53 minuti però vabbè. Postazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo. Attenzione il tiro, Donnarumma sul tiro di Luis Alberto. Esatto, hai ragione, e cercano di colui che segnò sul rigore rubato. Per disunire la difesa movimento a bordo campo. Aia, entra Nani, ragazzi, entra Nani. Nani, come lo volete chiamare voi. Aiuto. La palla dentro. Çalhanoğlu, nulla da fare. Vuole la profondità. Cutro!
difesa se la cava con grande mestiere. Momento di dei cambi, ragazzi. Mettiamo Abate. Mettiamo sulla sinistra. E Andre Silva. Sono i cambi che veramente ha fatto Gattuso nella partita di domenica sera. Il problema è che si vinceva 2-1 in realtà. Però vabbè. Decide per una doppia sostituzione. La palla dentro per Andre Silva, che la sfiora di nulla, ragazzi. Di nulla la sfiora Andre Silva. E di nulla l'ha sfiorata lui. All'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. Attenzione all'errore di Bonucci. No, 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 no. Ecco. Come da copione, ragazzi, come da copione, come da copione. Luis Alberto dice, ne ha segnati due, il più scarso in campo ne segna. It's been a long day without you, my friend. È stato bravissimo ad approfittarne. Diciamo che io credevo di perdere 6-7-0, però già così mi sembra di aver fatto una buona partita. Ma ragazzi, è andata. 5 minuti per le due squadre. Attenzione, Luis Alberto. La palla per Nani, 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 palo. Donnarumma, almeno quella. Una prima parata di Donnarumma, ragazzi. Felipe Anderson, il tiro, Donnarumma. Calcio di punizione. Punizione, ecco, bravissimo che sì. E manca poco al termine. Manca poco al termine, vincono 2-0, se fanno 3-0 pazienza. Attenzione, cartellino giallo per lui. A giudicare da quanto abbiamo visto, però c'è ben poco da protestare. Il Milan ora ha 3 giocatori ammoniti. Anche poco. Palla dentro, Donnarumma! Parolo! Fuori, fine. E c'è il vuoto del pubblico, si chiude la sfida. Ragazzi, sapevo che dovevo perdere, però ho perso molto meno di quanto pensassi. 2-0. Si vedeva il risultato che ci sta. Ci sta, perché comunque il Milan a settembre laggiù ha perso 4-1, quindi ci può stare. Pensavo veramente di fare una partitaccia, considerando che ho perso 3-0 col Pescara con livello medio. Ragazzi, adesso ci trasferiamo su FIFA. Restate connessi. Ed eccoci qua tornati, ragazzi, su FIFA. Siamo con Leggenda adesso. Stessa durata 5 minuti, anche se in realtà poi dura un po' di più. Stesse formazioni, stesso orario, stesso stadio, stesse condizioni meteo, ragazzi. E niente. Vediamo via questo Milan-Lazio su FIFA. Vediamo se perderemo di più o di meno rispetto all'andata. Andata, insomma, la prima partita su PES. Siamo per partire. Fatemi sapere nei commenti prima di guardare la fine, se no non ha senso. Se Milan, secondo voi, sempre molto affascinante, ci una sorta di derby metropolitano, asfalteranno di più o di meno su FIFA rispetto a PES. Del nostro paese. Vediamo. Scrivete nei commenti, fuori, ragazzi. Lasciate like, anche iscrivetevi se non lo siete. L'avete già fatto, ecco. E qua, ragazzi, mi sembra aver già visto tutto quanto. Tra questi due giocatori, tra i protagonisti annunciati del match di oggi, sei d'accordo, Stefano? Direi proprio di sì, Pierluigi. Però la grafica, ragazzi, mi ha parlato pure di PES. Per fare la differenza per le rispettive squadre. Eccoci qua. Calcare il padre di San Siro è il sogno di ogni bambino che punta a fare il calciatore. Stefano, tu hai avuto questa. Uso la palla dentro per Cutrone. Posizione regolare, Cutrone. 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 Guarda nel mezzo, Cutrone. Biglia! Stracoscia! Qualcosa anche ai fotografi. L'arbitro ferma dunque il gioco per il fallo di mano. Ha toccato la palla con il braccio. Vabbè. Non mi era parso un intervento volontario. Lucas Ley. Caicedo. Leva per Caicedo. Occhio a questo lancio. Buonaventura! Ha rischiato veramente tanto qui. Suso.
Paleto per Cutrone. Qualcuno si faccia vedere. Tipo che sì. Tipo che sì. Se la mette dentro per... Bonaventura! No! No, ragazzi, così. Uffa, che ingiustizia. Calabria, la palla dentro. Bonaventura, guardalo lì! E c'è di nuovo stracoscia, ragazzi. C'è di nuovo stracoscia. Ai ai ai. Bonaventura. Per Cutrone. Stracoscia. Qualcuno è morto lì a terra. Per Suso. Botta sicura. Ha sbatto addosso a Cutrone, ragazzi. Attenzione, c'è fuori gioco. È tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Linea alta, non c'è sulla profondità e fuori gioco. Sì, beh, in effetti. Per fortunato lei, ma potrebbe essere un segnale piuttosto buono per noi. Luis Alberto. No, ha sbagliato direzione che si del passaggio. Questa potrebbe pagarla, carissima. Occhio al tiro. Caicedo, ragazzi. Eravamo lì per prenderlo, Si resta sul punteggio di parità. Antonelli. Attento. Suso. Il suo tiro, questo qua. Questo qua è il marchio di Suso. Che però non va. Antologia. L'extra time sarà di 2 minuti. Calabria. Bonucci, Calabria. Suso. Guarda che sì. Guardalo però. L'arbitro vada tutti negli spogliatoi. Tutti a prendere un tè caldo, ragazzi. Non ha giocato male prima. Non è finita tanto diversa dalla partita col APES, a parte che c'è un rigore perché veramente è stato regalato, impacchettato e consegnato. Però ragazzi, cioè, stiamo facendo una partita e questo è positivo. Lazio che ha dato il via alla seconda frazione di gara. C'è una palla dentro per Parolo, adesso mi prendo un infarto. Parolo. Donnarumma! Ci salva, no! E ancora grandissima la difesa qui, ragazzi, che dormite là dietro. Che sì. Attenzione regolare, qua dentro per Cutrone, ragazzi, alla mia prima partita. Livello leggenda. Prima partita. Livello leggenda. Prima partita livello leggenda, ragazzi. Cutrone la mette dentro lui. In realtà volevo dare a Bonaventura, però vabbè. Suso. Dentro per Cutrone. Grande parata, Pier. Molto forzato, molto telefonato, ragazzi. Ancora Caicedo, attenzione a questi buchi difensivi. Donnarumma! Gianluigi, Donnarumma, ragazzi. E ora entra Nani per Marusic, ragazzi. Come PES entra Nani per Marusic, potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema, Bonaventura spazza un po' infelicemente. De Frey. Attenzione, pericolo. Tiro, gol. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia, nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima. Lo sapevo, ragazzi. L'avevo immaginato. Penso che anche il pubblico sulle tribune è quello a casa. Luis Alberto. Attenzione a questa palla dentro per Lulic. Lulic, Donnarumma. Il portiere ringrazia e blocca senza problemi. Non riesce ad darsi visivo della gara. Siamo nel finale. La palla dentro. Cutrone, angolo.
Arrivano anche da dietro i giocatori del Milan per sfruttare questo calcio d'angolo. Va tutto malissimo. Bonucci! Bonucci, che succede? Direi che la parata sta qua. 85. Dentro per Andre Silva. Occhio, cerca l'area di Andre Silva. Andre Silva! Questo è rigorino, Questo è rigorozzo, Questo è rigorozzo, però vabbè. Questo Calabria. Calhanoglu. Ancora la palla stracoscia. Anzi, sto sudando, c'ho gli occhi quadrati. Non possono far gol adesso, non possono far gol adesso. Piuttosto portiamo le supplementari. Grandissimo fallo tattico di Biglia. Almeno così si fiata un secondo, non gli si concede il contropiede. La palla dentro. L'arbitro vede un fallo di mano. Punizione per noi, ragazzi. Si andrà. È vero, Pier. Ai supplementari. A valutare se fosse stato meno volontario. E Donnarumma la lancia. Via. C'è spazio per attacco. Attenzione però, la palla dentro per Andre Silva. Andre Silva, Andre Silva. No! E il portiere dice di no. Ragazzi, ne ha prese 45 strafoscia oggi. Ne ha prese 45. Vabbè. Ragazzi, si andrà ai supplementari. Gol di Cutrone e Caicedo. Nell'area il gol di Caicedo. Non ci aspetta 2-3. Lazio che prova a rendersi pericolo. Felipe Anderson qua, questo contropiede. Rimette in mezzo. Donnarumma! Di spalle l'ha praticamente presa. Andre Silva. Andre Silva. Borini! Tiro! Ancora stracoscia! Ma cos'è? Ma cos'è, ragazzi? Cos'è stracoscia? No, ragazzi. Se fa gol è un furto e non lo fa, perché esce Gianluigi Donnarumma. Si giocherà ancora per due minuti. Ragazzi, però. Bravo intanto, aiuto. Bravo Bonucci. Il difensore che allontana. Ha spazio per prova andare. Donnarumma ancora. Batterà il calcio d'angolo, ragazzi. Palla in out, corner. Abbiamo tirato 20 volte più di loro e stanno vincendo, cioè risultato di 1-1, come se avessimo tirato una volta a testa. Potrebbe crossare. Ci riprova il portiere. Cosa ho visto? Basta, ragazzi. Fate finire sto primo tempo. Fatelo finire, per favore. Occhio al corner, calcio d'angolo. Mandala via. Ragazzi, 20 minuti di partita, no? L'episodio è tagliato, però. 20 minuti di partita, ragazzi. L'arbitro può fischiare l'inizio del secondo. Buon pallone filtrante. Dentro. Caicedo. Nulla di fatto, ma certamente. Venga dal fondo. Venga dal fondo, ragazzi. Bonucci. Abate, per due minuti. Non è fuori gioco, Andre Silva! Stracoscia! Fuori gioco da. No, era fuori gioco. Bravo l'assistente in questo caso. Non era comunque un'occasione da rete. No, non era un'occasione da rete, per carità. Si avvicina all'area. Dai, ultima azione. Bonaventura dentro! Gol! 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 Calhanoglu! 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 Non ci voglio credere, ragazzi. 24 tiri, 2 gol della merda, ragazzi. Sembra facile. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Stesso score di domenica sera, 1-0, 1-1, 2-1, ragazzi. Segna Cutrone. Segna. Invece che Bonaventura segna Calhanoglu. Ragazzi, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ragazzi. Abbiamo vinto. Poi abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ragazzi, contro la Lazio. Questo episodio veramente da storicamente emozionante, ricca di tensione. Da brividi. Sto anche male, anche la febbre, ragazzi. Quindi abbiamo sfondato il mito, ragazzi. Giocare a PES con livello superstar è molto più difficile che giocare a FIFA con livello leggenda.
Siamo tornati saldi, come hanno detto loro, io sto morendo di freddo. Andrò subito a montare il video. Lasciate like, iscrivetevi. Come al solito. Ragazzi, mi sono levato. Cioè, non sapete cosa vuol dire. Chissà se era una partita online, cosa facevo, buttavo giù la casa, non lo so. Infatti il computer è 9,3, non ho voglia di guardare le statistiche. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione, lasciate like e iscrivetevi.